buon pomeriggio, ma soprattutto buona pausa a caffè. Oggi, insieme al nostro ospite, siamo a Cosenza nello Scarpelli Caffè per degustare il caffè in un momento di relax. E ci piace farlo insieme a voi, con il nostro ospite che vado a presentare, che è il vice sindaco del comune di Cosenza e assessore al bilancio, Luciano Vigna. Buon pomeriggio, buona pausa caffè, assessore. Grazie per questo gradevole invito per un buon caffè e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, quando è la pausa, la tua pausa caffè? Ma normalmente, diciamo, io sono tra l'altro un consumatore di molti caffè quotidiani, quindi insomma normalmente arrivo a 7-8 caffè al giorno, quindi. Però normalmente, ecco, proprio intorno alle 15, dalle 15 alle 15:30 devo staccarmi dal contesto e fare altre cose, se no altrimenti poi non si Al chiude. mattino ci vuole il caffè per iniziare la giornata o se ne può fare a meno? Caffè doppio in tazza grande, questa è la mia abitudine, Curioso sto fatto caffè doppio in tazza grande, diciamo. Sì. perché? Ma perché insomma sono quantità maggiori di caffè, tra l'altro, che preparo io personalmente, insomma, quindi con relativa schiumetta, diciamo, che si utilizza qui da uno dei nostri posti, con lo zucchero e con il primo caffè si prepara una sorta di crema che accompagna poi e sostituisce poi lo zucchero per il caffè, quindi insomma una quantità imponente di caffè fatto bene, secondo me, per la mattina è assolutamente indispensabile. In tutta sincerità, poi un caffè ci vuole anche per iniziare una giornata, soprattutto poi quando si ricopre una carica importante come quella di vice sindaco di Cosenza e assessore al bilancio. Sì, diciamo, è soprattutto un piacere e una passione, perché non è, diciamo, un mestiere, non è una professione, ma è una scelta, nel senso, quindi la dobbiamo sempre fare la mattina col sorriso e con tanta soddisfazione. Ogni tanto si sentono coloro che sono impegnati in politica e si lamentano della stanchezza oppure della difficoltà. Non è un'imposizione, è una scelta di ognuno di noi e dobbiamo comunque farla sempre con piacere. Quindi le difficoltà quotidiane fanno parte proprio della sfida che ci siamo posti. Certo, oggi fare l'amministratore locale è una sfida importante perché si affrontano varie tipologie, non dimentichiamo di problemi, non dimentichiamo che i comuni ormai sono una sorta di front office dei problemi quotidiani. Intanto ti interrompo perché è il momento di degustarlo questo caffè allo Scarpelli Caffè di Cosenza. Grazie Grazie, grazie. al nostro amico che ci serve gentilmente il caffè. Avremmo potuto anche prendere dei pasticcini, dei dolci, un gelato, però a quest'ora il caffè è quello Meglio che ci vuole. mantenere. Prego, prego. Non è vero che il caffè lo sanno fare soltanto a Napoli. Assolutamente, Per cui assolutamente. Anzi, ho avuto esperienze quasi contrarie, anzi, il nostro caffè è estremamente buono. Devo dire, io ho vissuto per 8 anni a Roma, insomma, e quindi devo dire che anche a Roma, insomma, se non si va in centro, soprattutto se si va, diciamo, nei posti giusti, si può consumare un buon caffè. buon caffè, assessore, buon caffè a voi. Riprendiamo la nostra chiacchierata. Assessore al bilancio, conti a posto al Comune di Cosenza? Ma come tutti gli enti locali siamo in difficoltà. Cosenza era, ahimè, diciamo, in una posizione di classifica da retrocessione, in una sorta di ipotetico elenco dei comuni italiani, in quanto era stata dichiarata in dissesto. Nel 2011 la Corte dei Conti aveva già avviato la procedura di dissesto. Per fortuna siamo riusciti con una gestione oculata, utilizzando anche gli strumenti normativi presenti, a risalire la china. Oggi non siamo un comune virtuoso, ma ripercorrendo quella classifica, diciamo, siamo in centro classifica. Se va tutto bene il prossimo anno, insomma, rischiamo anche di lasciare, ecco, alle future generazioni un bilancio più trasparente, che oggi per una comunità come Cosenza diventa uno strumento essenziale per offrire i servizi più importanti di un ente. A Cosenza c'è, definiamola tra virgolette, una problematica, insomma, che riguarda un po' le quote rosa, cioè la presenza delle donne al di là dei numeri è importante, Sì. proprio perché la donna merita.
certe considerazioni anche in una vita amministrativa e non soltanto in quella, come nelle professioni e quant'altro? Guarda, io ho un'opinione in tal senso. Cosenza poi va a fotografare poi alla fine quello che realmente può essere un corretto uso di questa logica che lei giustamente esprimeva. Secondo me le leggi o le riserve di legge creano diseguaglianza, non eguaglianza, nel senso si pone in essere una scelta che è legata ad aspetti meritocratici, quindi al know-how delle persone, al loro curriculum, molto probabilmente non influenzata da un aspetto normativo. Cosenza, faccio un esempio, era nata con una situazione quasi opposta, nel senso io sono in giunta da giugno del 2011, quindi dalla prima giunta, e in quel caso diciamo in minoranza eravamo noi uomini, perché giustamente il sindaco in assenza di leggi, in assenza di norme, nominò una giunta di 9 persone, di cui 5 erano delle donne estremamente capaci. Forse una delle giunte maggiormente rappresentate a livello femminile. Assolutamente sì. Poi successivamente, tra dimissioni e altri tipi di scelte, ci si è trovati in una situazione opposta e diciamo il TAR poi bocciò la nomina di 2 assessori, insomma adesso tutta la questione è in itinere, ma la logica secondo me, se si basa solo ed esclusivamente sulla meritocrazia e sulla capacità, fisiologicamente, lo dico da uomo, ovviamente deve premiare le donne, perché abbiamo avuto modo di vedere che anche nella pubblica amministrazione, nella gestione dei territori, tendono ad essere anche più brave degli uomini. Insomma. Una giornata molto articolata, che inizia a che ora al mattino? Alle 6:30. 6:30 a Steglia, si arriva alle 8 in comune. Io ho un credo, diciamo, che è molto antico, nel senso lo facevo anche nella mia professione, nel senso bisogna arrivare prima dei propri dipendenti e uscire dopo i propri dipendenti. È un modo di fare forse arcaico, antico, ma secondo me bisogna sempre dare l'esempio. E io dal primo giorno nell'ente che amministro arrivo alle 8 di mattina, normalmente diciamo esco dall'ufficio intorno alle 18, 18:30, 19, poi dipende dalle riunioni. Giornata impegnativa, c'è sempre tanto lavoro da fare, però devo dire anche quando potrei permettermi ecco, di entrare anche un'ora dopo, però credo che sia sempre importante dare l'esempio. C'è in questa giornata c'è spazio ancora per la musica, perché sei un appassionato di musica? Sì, diciamo nelle mie... La mia musica da ascoltare o anche da suonare? Ascoltare, purtroppo neanche da cantare, solo da ascoltare, insomma io sono appassionato dei Pink Floyd, nel senso che li ho seguiti, insomma ho una stanza dedicata a loro, quindi con i vari CD, con i vari libri, con i biglietti dei concerti, insomma, perché hanno tra l'altro segnato la storia degli ultimi 30 anni, insomma, nel nostro... Della musica rock, della musica psichedelica dei primi anni, insomma una storia molto contrastata e anche affascinante, quindi... Soltanto Pink Floyd? E di musica italiana, insomma, loro Paolo Conte, insomma, il resto sinceramente non nutre in me poi tanto interesse. Vedi il Festival di Sanremo, cioè che parliamo di musica, parliamo dell'avvenimento forse caratterizzante per quanto riguarda questo genere di iniziativa sulla musica italiana? Sì, credo che al di là poi della qualità dell'ascolto, il festival ricorda la mia giovinezza, insomma, più il viverlo insieme alla propria famiglia, ai propri fratelli, la mia è una famiglia molto numerosa e quindi è un momento per stare insieme. La politica, una passione, politica fatta poi forse un po' messa da parte e poi ripresa, è così per sintetizzare? Sì, io ho iniziato diciamo abbastanza presto, diciamo, 16 anni, tra l'altro. Come tutti i giovani, la mia fu una scelta radicale, nel senso che allora i giovani o si schieravano diciamo nell'estrema sinistra o nell'estrema destra. Io mi iscrissi al Movimento Sociale Italiano e ho seguito poi tutto l'iter fino all'Alleanza Nazionale. Poi in una fase importante diciamo, della mia vita ho deciso un po' di mettere da parte la politica, perché avevo ormai finito l'iter, diciamo, avevo avuto i carichi sia locali sia nazionali, nei movimenti giovanili, poi nel partito, poi decisi che era il momento un po' di dedicarsi alla professione, a se stessi, e quindi poi ho stato 8 anni a Roma, ho avuto modo di lavorare, di crescere professionalmente. Una professione che ha a che fare con i numeri e probabilmente non a caso anche
il reggere un assessorato che si basa sui numeri. Sì, diciamo, io sono il classico, diciamo, assessore tecnico su questa base, non perché eletto o per diciamo, espressione politica, ma soprattutto perché, diciamo, amo questa materia e lo faccio con passione. Poi è bello perché coniugare questa esperienza mi ha permesso di coniugare il mio passato, diciamo, di militante politico di un partito, e la mia professione, quindi insomma credo che non ci possa essere di meglio, insomma, in termini di soddisfazioni personali. C'è ancora spazio per lo sport, per l'hobby, da cronometrista e poi da arbitro di calcio? Sì, cioè, la mia giovinezza è stata segnata da questi tentativi, nel senso molto piacevoli. L'arbitro di calcio è stata un'esperienza che ho fatto, ho iniziato da 17 anni, è durata poco perché in realtà non ero molto bravo, perché servono anche doti atletiche e fisiche, però è un'esperienza che consiglio a tanti giovani, che le posso assicurare è stata utile nel prosieguo, anche quando si hanno incarichi importanti nel mondo del lavoro, quindi delle professioni, perché permette di acquisire capacità in termini decisionali, acquisire, avere il sangue freddo in determinate situazioni, controllare anche situazioni difficili. Sono esperienze indimenticabili che segnano. Fare il cronometrista invece, che non credevo fosse uno sport, ma invece è una sorta di attività di accompagnamento allo sport, quello è stato estremamente piacevole, perché mi ha permesso di frequentare diciamo, un panorama di sport che nessun altro avrebbe potuto fare, perché fare il cronometrista significa avere un ruolo fondamentale in quegli sport dove il tempo misura il risultato. Quindi si immagini, insomma, dal rally allo sci all'atletica leggera, insomma, è capitato di fare esperienze veramente indimenticabili. Poi, ahimè, questa passione si è andata a scontrare con il tempo residuo che dovevo dedicare ai miei affetti, ai miei cari, e quindi ho dovuto sacrificare anche queste passioni, giustamente. Un'annata direi positiva per quanto riguarda lo sport, le soddisfazioni che dallo sport sono arrivate per la città di Cosenza, il buon campionato nel calcio Lega Pro del Cosenza, la salvezza nella pallanuoto femminile di una squadra che porta il nome di città di Cosenza, che si è salvata al suo primo campionato di Serie 1, e poi soddisfazione nei tuffi e in tante altre discipline. Insomma, c'è da essere soddisfatti anche come amministrazione comunale e anche dal punto di vista personale per lo sportivo. Credo che questo sia stato un anno importante, sia rispetto, diciamo, alla pallanuoto, al nuoto, cioè una tradizione consolidata di persone che hanno dedicato tanto a questo sport, quindi portano avanti con successo ormai da decenni, diciamo, e danno lusso alla città. Nel calcio è stato ancora più difficile, perché, diciamo, Cosenza Calcio era in termini economico-finanziari come il nostro comune, nel senso che era fallito sostanzialmente. Allora, anzi, il nostro sindaco Chiuto fu determinante proprio nello stimolo di una serie di imprenditori locali che hanno permesso, diciamo, di rifondare la struttura societaria, e quest'anno si è raccolto per la fine il primo frutto importante, cioè il primo trofeo. Però credo che sia dato avvio a un percorso che porterà sicuramente a buoni risultati, che è partito con la logica giusta, gli investimenti al momento opportuno, le spese ben delineate senza fare, diciamo, uscite come si è fatto in passato, anche inutili. Quindi secondo me questa cultura dell'amministrazione porterà comunque a dei buoni risultati. Dallo sport allo spettacolo, lo chiedo anche all'appassionato di musica, insomma, anche da questo punto di vista, senza voler tralasciare altri settori, la città è cresciuta anche dal punto di vista musicale, tante belle iniziative. Sì, noi crediamo che la particolarità della nostra città sta nel fatto che sia punto di riferimento di una provincia più ampia, tra le province più grandi d'Italia. Quindi l'aspetto relativo alla ricettività, in termini soprattutto di organizzazione di eventi, di quello che è il turismo tra virgolette interno, è un aspetto importante che ha permesso a questa città, soprattutto in questi 3 anni, di essere al centro, diciamo, di una serie di iniziative. Guardi, in alcuni casi sembra stridere, ecco, l'organizzazione dell'evento
con le condizioni economico-sociali che stanno vivendo soprattutto i nostri territori. E posso assicurare che in alcuni casi l'elemento, diciamo, spesa è inversamente proporzionale alla qualità dell'evento. A noi, soprattutto nei primi anni, siamo riusciti a organizzare manifestazioni importanti. Ricordo il Lungofiume, per esempio, oppure tutti gli eventi a corollario della Fiera di San Giuseppe, le manifestazioni nel centro storico, con investimenti minori, però con un numero di visitatori e di persone da tutta la regione che oggettivamente, insomma, ha premiato queste scelte. Un Lungofiume reso ancora più suggestivo anche grazie a delle illuminazioni particolari che hanno dato molto colore, molto fascino. Sì, questa città non ha, negli anni, secondo me, aveva deprezzato quello che è un valore, i fiumi. I fiumi negli altri posti d'Italia e del mondo rappresentano una ricchezza. In Italia erano, a Cosenza, la nostra città, erano quasi un fastidio, un incontro. Valorizzare i percorsi lungo i fiumi significa creare punti di incontro e rendere la nostra città più bella. Il Lungofiume, tra l'altro, quest'anno, oltre a queste illuminazioni artistiche, sarà accompagnato da delle strutture nuove, si chiamano box art, sono strutture fisse che ospiteranno mostre da parte di operatori, quindi di pittori locali, ma anche, diciamo, da tutto il resto del mondo. Diventerà un fiore, diciamo, che dà l'occhiello di tutto il Mezzogiorno d'Italia. E se a quest'ora del pomeriggio la pausa caffè ci sta bene, anche in un arco della giornata qualche caffè in più, e beh, per quanto riguarda la cucina? Ah sì, insomma. Che allora, rapporto c'è con la cucina? Estremamente conflittuale, in quanto, ahimè, lo si vede, insomma, anche un buon gustaio. Però adoro cucinare, insomma. Quindi... Ah, ecco, interessante, cosa? Ma normalmente, diciamo, io ho perfezionato molto, diciamo, la mia cucina nella mia esperienza di vita romana, perché è stata più uno spirito di sopravvivenza iniziale, perché viziato in una famiglia numerosa, tra l'altro ero l'ultimo di un lungo elenco di fratelli e sorelle, erano 5, quindi immagino, insomma, molto probabilmente mi veniva difficile anche per disporre un caffè. Però poi vivere da solo in una grande città ha portato, diciamo, a perfezionamenti, e quindi sulla cucina romana, dalla matriciana ai saltimbocca fino alla carbonara, credo di raggiungere dei livelli molto elevati. Al di là di quello che ti piace preparare, il piatto preferito, uno al quale non si può rinunciare? Ma guardi, per me la carbonara è il piatto preferito, nel senso, non rinuncerei. Qui il rapporto quantità, in quel caso, è un elemento che non prendo in considerazione, soprattutto quando è buona. Grazie all'ospite di oggi che ci ha fatto compagnia qui allo Scarpelli Caffè di Cosenza, che ringraziamo per l'ospitalità e per il caffè. L'ospite di oggi, Luciano Vigna, vice sindaco e assessore al bilancio del comune di Cosenza. Ma grazie sempre e soprattutto a voi che bevete con noi il caffè.